Riccardo Cristiano per Liberi TV e nello specifico Spazio Certi Diritti. In mia compagnia quest'oggi c'è Nunzia Coppedè, responsabile dello sportello Handicap per la comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, di cui poi è anche cofondatrice, nonché la presidente di Fish Calabria. Ciao Nunzia. Ciao. Io innanzitutto a questo punto, oltre che salutarti e ringraziare Donato Volpicerla per la regia, e parlerei dei tuoi due libri, perché tu hai scritto due libri, uno dei quali si chiama Al di là dei girasoli, mentre un altro è Il fiore oscuro e parla della sessualità delle persone disabili, sessualità e disabili. La domanda è: come è nata questa idea, questo progetto, e cosa parla nello specifico? Questo progetto quale? Perché hai parlato di due libri, di quale progetto parli? Hai ragione. Io partirei dal primo, che il primo che ti ho detto, che è praticamente Al di là dei girasoli, sì. Che praticamente parla della tua vita, giusto? Sì, è un'autobiografia. Ah, perfetto. E come è nato, diciamo, questo progetto, la motivazione per cui hai deciso di scriverlo? Sì, allora... praticamente a me è capitata una cosa molto particolare durante la vita. Il fatto che sono una persona con disabilità mi ha portato a fare esperienze anche molto diverse tra di loro, no? Per cui io dico che ho fatto all'inizio la carriera dell'handicappata, cioè un po' tutto quello che succede alle persone con disabilità da piccole, sì. La difficoltà di andare a scuola, le difficoltà delle famiglie, della famiglia e tutte queste cose. Poi ho fatto 15 anni di istituzione totale al Cottolengo di Roma e lì sì. sono stata proprio annientata. No? E dopo sono riuscita a venire fuori da quella allucinante storia e mi sono ritrovata alla comunità di Capodarco e da lì sono partita con il progetto in Calabria, per cui a un certo punto mi sono ritrovata invece a fare una mia vita molto attiva, a scegliere cosa fare, a diventare protagonista, addirittura ad arrivare ad aiutare altri, per cui ho voluto mettere a confronto le due esperienze, quella dell'emarginazione completa e quella invece di quella che può essere un'inclusione sociale, per cui una vita partecipata di persone con disabilità, per far vedere che anche una persona come me con grave disabilità, sulla quale in fondo la società non ci aveva scommesso e mi aveva rinchiuso, a un certo punto messa invece in una situazione completamente diversa di inclusione sociale, io sono riuscita a diventare una persona protagonista in questa io lavoro molto. Hai scommesso tu su te stessa alla fine? Hai scommesso tu su te stessa, sei stata tu l'imprenditrice di te stessa. Ho scommesso io, ma non solo io, ho scommesso io supportata anche da altri, sì. Perché quando sono uscita dal Cottolengo poi mi sono ritrovata di fatto circondata da persone che mi hanno molto stimolato, che hanno creduto nelle mie capacità ancora prima che io mi potessi rendere conto di poterlo fare, per sì. cui è stata questa la grande conquista. Quindi diciamo una presa di coscienza soprattutto, una presa di coscienza delle tue potenzialità che magari, come dicevi certo. prima, al Cottolengo erano messe da parte e non valorizzate, ti sei anche valorizzata in questo. Certo, io oggi sono una persona realizzata, io sono una persona che sono riuscita a raggiungere il mio progetto di vita, sono una persona che oggi... riesco a dare agli altri, riesco ad aiutare altre persone, e questo per una persona con disabilità non è mai scontato. No, assolutamente. Poi tra l'altro ti devo dire che leggendo il libro di trasmissioni ce ne vorrebbero veramente tantissime, specie appunto questo che Al di là dei girasoli, perché ogni capitolo ha una, non lo so, una potenza, una forza, una storia che ti prende e ti viene veramente la voglia di raccontarti tutte le sfaccettature. Tra l'altro ne ho letto uno, La banalità della religione, e sono rimasto molto colpito dal titolo, ma anche dal tuo racconto, perché c'è quella falsa pietà che alle volte viene offerta in alcune realtà forse sociali, che può essere la realtà di Dio.
almeno per chi ci crede, e invece c'è un messaggio diverso che è quello che invece vogliono farci credere. Tu cosa pensi di questo? Beh, lì certo, io lì mi sono trovata con il peggiore messaggio, diciamo, della fede che si possa dare, no? È proprio, non è solo banale, è proprio un messaggio che allontana dalla fede, non certo l'avvicina. Devo dire una cosa, certo oggi riesco a fare questi ragionamenti proprio perché ho scritto il libro. Ecco, una cosa importante da dire è che io il libro l'ho voluto fare per aiutare altre persone con disabilità a non andare a finire in istituto, no? Negli istituti, ma devo dire che alla fine è servito anche molto a me scriverlo, è stata una grande fatica, però mi ha aiutato a rielaborare la mia storia e oggi ad accettarla, perché anche con la sua negatività in qualche modo ha reso ancora più positivo e più grandioso tutto quello che è successo dopo, no? Allora capisci che questa è una storia, è valsa la pena scriverlo molto per me. E io oggi, quando allora questo qui mi ha dato la possibilità di avere una consapevolezza maggiore delle situazioni. E io oggi devo dire che, certo, il messaggio dato lì era un messaggio molto banale, era un messaggio non accettabile, perché a me mi venivano a dire che più soffrivo e più il Cristo mi stava vicino, in una situazione tra l'altro di quel tipo, non era assolutamente accettabile, anzi mi aveva allontanato da tutto e da tutti, e devo dire che anche le mie piccole proteste, perché erano piccole quelle che potevo fare all'interno di quelle mura, erano piccole e forse anche banali, ma erano grandiose, perché sono quelle che mi hanno mantenuto viva, che mi hanno tenuto, che mi hanno aiutato a mantenere la lucidità mentale. Io ho visto altre persone che ho conosciuto là dentro che poi sono uscite, ma non sono uscite con la stessa forza che ho avuto io, non sono riuscite più ad includersi, perché davvero comunque anche quella era una situazione di violenza quotidiana, psicologica soprattutto. Però io devo dire che oggi come oggi dico che certe cose accadono anche perché l'ambiente, un ambiente del genere tenuto in quel modo, diventa l'ambiente per sé violento e diventa un ambiente deleterio per tutti quelli che ci vivono, non solo, cioè non era violento solo per noi disabili, era violento per tutti quelli che ci vivevano. Anche le suore che vivevano lì, bisogna dire che facevano uno stile di vita che secondo me era difficile che le mantenesse con una lucidità e con una serenità di poter vivere bene anche la loro esperienza religiosa, perché diventano troppo violenti quei posti, diventano una violenza psicologica. Io ho conosciuto suore che facevano da 10 anni la notte e che non avevano mai un giorno libero. Questo non è un modo di vita sano, che ti fa anche capire cosa fare, assolutamente no. Poi tra l'altro io, ripeto, leggendo il tuo libro ho appreso, insomma, delle cose che bene o male in altre circostanze riesci anche a vedere, come per esempio quando tu raccontavi nel libro, adesso me l'hai fatto venire in mente, che c'erano i cosiddetti gentiluomini, insomma queste persone abbienti che venivano e vi facevano i regali. Brava, esatto, cioè, però era una carità, scusa il termine, pelosa, una carità di quella che esatto, una carità che comunque ti fa schifo, cioè nel senso una carità, cioè voglio dire, come siccome tu sei in quelle condizioni, allora io vengo e ti do il contentino, e si lavano la coscienza. Lo so, purtroppo vedi, esiste ancora adesso questa, no? Ma molto spesso la gente non si rende conto che certi atteggiamenti fanno più danno che bene, certo. Fanno più danno,
Cioè, che a me mi venivano questi qua all'istituto e mi costringevano a prendere le 1.000 lire perché loro erano ricchi e volevano che darmi. Ma e chi l'ha detto? Ma per me calpestavano la mia dignità, io non le volevo. E Esatto, non, ma non, proprio era fuori da ogni concezione. Però loro erano convinti di fare del bene. Questo io l'ho voluto scrivere nel libro perché io spero che aiuti a capire anche un po' di gente che non ha disabilità ma che pensa di fare del bene facendo in questo modo. Perché io credo che le persone vanno aiutate a poter vivere il meglio possibile da sole, anche chi si trova in una situazione di bisogno estremo e non ha neanche da mangiare. Certo, non è che li fai morire di fame, gli dai anche qualcosa da mangiare, ma poi devi aiutarli a metterli in condizioni che possano mangiare da soli, non possono dipendere sempre da altri, perché altrimenti questo diventa un rapporto di dipendenza e non è di libertà. il tuo Quello discorso non fa sarà, una piega. Il tuo discorso non questo fa una sarà piega. costretto a dire grazie per ogni cosa a qualcun altro, e questo non è libertà, È questo non è umiliante. giusto. No, ma è anche umiliante. Cioè, alla fin È fine, io penso che la umiliante, cosa peggiore sia dipendere da qualcuno. Io penso che la cosa peggiore sia dipendere da qualcuno. E certo. invece, quando vedi una persona come te, o comunque qualcuno che decide di ribellarsi a quello che è magari lo schema, cioè chi ti incasella in un posto, sei disabile, quindi ti dobbiamo assistere o non puoi farcela, invece no, cioè tu magari fai parte di quegli esempi che invece dici no, cavolo, io ce la posso fare, io mi ribello a quello che la società mi dice e posso io essere l'artefice del mio destino, del mio futuro. Almeno dal Certo, libro traspare questo. io in questo ormai sono un esempio, perché non è che lo dico solo, io lo vivo quotidianamente e chi mi conosce lo sa, capito? Non è che lo vivo concretamente e oggi mi sento molto libera di parlare con tutti, di parlare con quelli che pensano di fare le dame, di parlare con i religiosi con cui mi sono interfacciata, di parlare con tutti in modo molto tranquillo e sereno e di dire cosa non andava bene e cosa va bene. Cioè, perché credo che sia corretto anche aiutare gli altri a capire, non è scontato che gli altri possano sempre No, capire. chiaramente, chiaramente. Ma poi Perché giustamente ognuno vive una senz'altro, propria realtà. certo, perché senz'altro molte cose sono legate Al vissuto anche personale. alla, non sono legate alla cattiva volontà, capito? Sono legate a un'ignoranza che c'è, A una carenza culturale, dici tu? a una carenza culturale, sì, credo di sì, da una parte, non tutto, perché insomma non sono ammissibili che oggi esistano ancora certe cose, perché oggigiorno non ci sono più scuse, insomma, quando io ero giovane, era parecchi anni fa, la situazione era molto diversa, oggi ci sta la possibilità di sapere. Certo. Senti, Nunzia, parliamo di un altro argomento che comunque tu lo vivi poi alla fine. Handicap e lavoro. In comunità si possono imparare dei mestieri, ma diciamo quello che vedo da te appunto è che non ti sei, diciamo, limitata a questo. Cosa possono fare quindi le istituzioni per abbattere veramente, diciamo, le barriere? Cosa invece costano, e poi cosa possono fare invece le persone nella loro quotidianità? Ma guarda, oggigiorno diciamo che c'è anche la possibilità, ad esempio per le persone con disabilità, di lavorare, ci abbiamo anche delle leggi che lo prevedono. Il problema è sempre quello, da una parte, a parte che in Calabria la difficoltà è sempre più grande, no? Però in questo caso ti dico che ad esempio la legge 68, quella per l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità, è una legge che non ha neanche problemi economici in questo momento, no? Però cosa succede? Da una parte abbiamo poche aziende, dall'altra fa paura l'idea di mettersi una persona con disabilità a lavorare. E poi tante persone con disabilità non chiedono di lavorare perché ancora hanno paura di perdere la pensione o l'indennità di accompagnamento, nel senso che vedono queste come un'opportunità certa,
e hanno paura che per motivi di lavoro possano perdere. Per cui è difficile anche portare avanti con grinta il discorso che andare a lavorare è un diritto per tutti, per cui lo è anche per le persone con disabilità, no? Sì. Che dobbiamo fare? Ecco, è davvero complicata. Senti, Nunzia, un'altra cosa che leggevo sempre nel libro, i titoli diciamo, i titoli dei tuoi capitoli, scusa se sono particolari, perché per esempio La donna dietro l'handicap, e alle volte uno pensa madre, amica, moglie, amante, lavoratrice, quante storie e quante sfaccettature ha questa donna? La donna dietro l'handicap è una donna ancora che ha ancora più sfaccettature, perché noi diciamo, tu immagina una donna, no? Donna del sud, Sì. Cioè, disabile. svantaggiata, praticamente la parte svantaggiata. Cioè, sì. Praticamente parte svantaggiata su tutti i fronti. Allora, guarda, la donna con disabilità è una donna molto più soggetta, ad esempio, alle violenze sessuali, in modo particolare chi ha una disabilità psichica, il rischio è altissimo, ma non solo, anche poi la donna con disabilità non viene pensata come una donna che si può sposare, avere figli, per cui viene più chiusa per questo, mentre invece ci sono molte donne con disabilità sposate con figli. Cioè, Certamente. bisogna pure arrivare a rimettere in discussione certi modi di pensare che la disabilità vista come malattia, come situazione di cui uno ha bisogno di assistenza per tutta la vita, per cui tutto il resto non esiste. Certo. Adesso tu, per Perché? esempio, giusto per capire, visto che tu hai introdotto questo tema, hai parlato che comunque Sì. una donna si può sposare, quindi di conseguenza da quello che ne deriva c'è anche la questione della sessualità. Cioè, io prima di Certo. tutto vorrei mostrarlo il tuo libro, perché io ce l'ho Sì. qua, e proprio, vedi, spero che si veda bene, poi comunque Donato sul sito metterà proprio la copertina. Edito da Sensibile alle Foglie, Il fiore oscuro, sessualità e disabili. Tu ne parli in questo libro, sei uno degli autori di questo libro, insieme a Adriana Belotti ed Edoardo Facchinetti. Sì. Vogliamo parlare della questione della sessualità, perché comunque la sessualità, l'affettività viene cancellata molte volte dall'ideale delle persone, quando in realtà è una cosa che riguarda tutti e di tutti i giorni, quindi anche le persone con handicap Certo, e con disabilità hanno diritto alla sessualità e all'amore. purtroppo è un tabù per tutti, mentre invece la sessualità è una cosa che fa parte della vita e la contano tutti, poi come la vivono, questo è un altro discorso, però incontrarla la incontrano tutti e non viverla in modo anche tranquillo e sereno non fa bene. Non fa bene, io credo che è difficile anche crescere, diventare persone adulte se non si vive bene anche questo aspetto della vita. Ci sono, le difficoltà ci sono, io dicevo soprattutto nelle disabilità psichiche, ma anche fisiche. Le difficoltà non ci sono, il problema è anche riuscire ad affrontarle in modo tranquillo. Affrontarle significa per le persone con disabilità fisiche soprattutto accettarsi, accettare il proprio corpo, perché se non si accetta il proprio corpo non si può affrontare un discorso di questo tipo. Cioè, il pensiero, l'idea che comunque con la sessualità significa che qualcun altro deve accettare, accetta il tuo corpo, no? E come puoi aspettarti che gli altri lo accettino se tu per prima non lo accetti? Questa è una filosofia di vita, eh. Questa è una filosofia di vita che io ho già sentito, e cioè, come puoi piacere agli altri se non sei prima tu a piacere a te stesso? Bello, mi piace. E quando c'è una disabilità così accentuata, non è facile.
cioè io che mi sono fatta 15 anni di Cottolengo, la causa che mi sono data dentro per questi anni è stata quella della disabilità, sì, di avere un corpo non piacente, no? Anche perché è anche causata dal fatto che lì, ad esempio, a un certo punto tra le dame di carità ne è arrivata una che dice che si era impressionata dalle mie gambe, per cui aveva paura che gli nasceva un figlio disabile, e da lì mi hanno costretta a portare una coperta sulle gambe per tutti i 15 anni, è stato inverno, per cui capisci che è difficile poi che tu possa accettare il tuo corpo dopo una situazione di questo tipo. Io quando sono uscita, anche presa dall'entusiasmo di riuscire a fare delle cose, perché in fondo io sono una che in istituto amavo la morte, e come sono uscita ho cominciato ad amare la vita, no? Per cui però io a un certo punto mi sono resa conto che io mi vedevo solo testa, io ero solo la testa, tutto il resto non esisteva, e ho dovuto fare un grosso lavoro su me stessa per poter accettare il mio corpo, e solo di lì in poi posso dire di aver affrontato anche il discorso della sessualità. Vabbè, però è un discorso importante. E certo. Io dico, un discorso importante, perché comunque poi specie per una donna, cioè una donna, certo, che magari ha la voglia di truccarsi, comunque ha la voglia di indossare un certo vestito, di fare anche, di avere i capelli in una certa maniera per piacere, ma questo penso che sia anche dell'uomo oramai, e certo, non c'è nulla di male secondo me nel valorizzare quello che uno ha, perché poi tutti abbiamo dei difetti, chi più chi meno, e io credo che come dicevi tu prima, se ti piaci e riesci a mostrare agli altri quello che è di bello da vedere. Certo. Capito? Poi il sesso viene dopo, secondo me. Il sesso è anche una cosa che poi viene dopo. Ma io dico pure addirittura che può venire o non venire. Il problema è come tu l'affronti il discorso. Sì. No, 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 sono pienamente d'accordo. Ma se non c'è questa possibilità di accettarti pienamente, per cui anche di accettare che tu possa aver voglia di fare sesso, che la sessualità fa parte della tua vita anche se non hai un corpo perfetto, non riesci a crescere. Certo. La perfezione, guarda, la vediamo, non lo so, guarda, non so, danno gli altri l'idea di perfezione. Io per esempio quando guardo in televisione il cliché che danno di bellezza, non mi ci sono mai rivisto e non ho mai idealizzato da nessuna parte l'idea di bellezza. Poi vabbè, ognuno c'ha dei gusti, credo che i gusti siano qualcosa di definito. Senti Nunzia, io siccome il tempo qua sta volando, perché vedi, parlare con te poi alla fine escono fuori tante di quelle cose che una puntata non basta, però dobbiamo dirle una cosa: tu ti occupi di tante cose, hai un sito internet che è www.nunziacoppede.it che invito a visitare, perché trovate tante cose. Sei la responsabile, come dicevamo prima, dello sportello per l'handicap per la comunità Progetto Sud di Lamezia. Sei cofondatrice della Fish presidente della Fish Calabria, che è la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, e quindi a differenza della Calabria, chiaramente sì, della Calabria, diciamolo, anche perché io sono calabrese, quindi lo devo dire. Che ci sono queste belle realtà a casa mia, e dico a questo punto, la mobilità, cioè tutti si sentono disabili, cioè i veri disabili probabilmente sono gli altri, cioè a questo punto penso che quelli che non sono veramente attivi nel sociale sono gli altri, quindi tu hai veramente le mani in pasta, si può dire, sei quella che si muove di più probabilmente, sei l'unica vera non disabile a questo punto, perché fai tante cose. Io lo sono disabile, lo sono anche in modo molto forte, sì, però me la gestisco la mia disabilità. Ma vedo che comunque fai tante cose, certo. Però vedo che fai tante cose, quindi sì, la domanda di seguito è questa, qui in Calabria com'è la situazione relativa alle barriere architettoniche?
e comunque alle, alle problematiche relative alla disabilità in genere. Allora, qui in Calabria con la disabilità siamo messi molto male. Ora sì, che ci sono delle esperienze positive molto vivaci dentro, legate soprattutto al privato non lucrativo, organizzazioni che hanno anche dei fiori all'occhiello. Ecco, io non per dirla, comunità Progetto Sud, non possiamo dire che è arretrata, è un modello per tutta Italia, per cui ci tengo anche a dirlo. E poi noi, per quanto riguarda il discorso della disabilità, vabbè, i soldi sono pochi e molto spesso sono spesi male. I servizi, anche le belle idee ce ne sarebbero, ma poi non vengono finanziate o ti fanno aspettare le calende greche per, prima che ti arriva un euro, per cui anche poter andare avanti è difficile. Si fa molto volontariato, io personalmente faccio volontariato 24 ore su 24 ormai, proprio. E si fa molto volontariato, però io dico, ad esempio, anche per fare tutto quello che faccio ho bisogno di un sostegno di qualcuno che mi aiuta, perché se devo fare una fotocopia non la posso fare, se devo andare da una parte non c'ho, se qualcuno non mi guida la macchina non la posso fare, per cui comunque c'è sempre bisogno. Per le barriere architettoniche, guarda, io ne sento sempre parlare, ma come mi muovo le incontro sempre. Per cui ormai devo dire la verità, che quando vado a dire qualcosa io, a chiunque lo vado a dire, che sia il sindaco, che sia l'assessore, gli si attrizzano i capelli perché sanno che poi… C'ha paura, c'ha paura, no, io lo dico solo, sì, io, sì, sì, denuncio, io faccio denuncia. No, tu laddove bene, ci sono delle violazioni faccio denunce, però poi non si può trasformare tutto. Tu conosci bene anche, che so, la Lamezia Terme, la cittadina di Lamezia Terme, non c'è un bus accessibile, cioè ci sarebbero dei bus nuovi che hanno addirittura il segno della disabilità, però non si possono prendere perché le fermate non sono adeguate, per cui non è possibile far salire le persone con disabilità. Poi ti mettono un mezzo che tra l'altro è stata una conquista anche della sottoscritta con altre persone con disabilità, per avere il trasporto porta a porta, però poi dopo quello lì diventa un trasporto che in determinate ore, che c'è solo uno, per cui se sono due disabili che ne hanno bisogno, uno resta a piedi, e comunque è molto condizionante. Ecco, queste sono situazioni che senz'altro limitano la libertà. Il problema è che io credo una cosa, e credo che andremo a chiudere con quello che ti sto dicendo, che non bisogna sempre pensare di fare cose speciali per le persone con disabilità, ma bisogna fare in modo che le cose per tutti diventano accessibili a tutti, per cui anche alle persone con disabilità. Questo comporta spendere meno e dare un servizio migliore. Praticamente hai concluso effettivamente, perché i minuti erano, però la domanda l'hai dato la risposta perfetta. Però a questo punto diciamo una cosa, siccome parlavamo di soldi, che nulla si fa purtroppo senza i soldi, diciamo che comunque è possibile donare il 5 per 1000 alla vostra alle vostre associazioni, perché pure il Fish Calabria penso che prenda il 5 per 1000, giusto? La comunità, sì, anche la Fish Calabria la prende, ma siccome la Fish Calabria è una federazione di associazioni che tutti fanno il 5 per 1000, okay, di fatto alla Fish Calabria non arriva niente. Mannaggia. E quindi come possiamo fare? Diamolo almeno a chi lo riesce a prendere, alla comunità Progetto Sud. Però indipendentemente però da questo, bisogna, da questo, guarda, ti do un anticipo. Dai. Il 3 dicembre, siccome è la giornata internazionale sulla disabilità, quest'anno, siccome la Fish Calabria compie 18 anni, stiamo cercando di organizzare per il 3 dicembre, però non per una giornata, per un po' di giorni, che magari si va a concludere con il 15 dicembre, che c'è il congresso elettivo della Fish, vorremmo organizzare la mostra fotografica qui in Calabria
qui a Lamezia Terme, la mostra fotografica Nulla su di noi senza di noi, della Fish. Ed è molto bella. Certo, ci comporterà anche dei costi, dovremmo cercare di fare anche un po' di raccogliere anche un po' di sponsor, un po' di anche un po' di fondi, perché altrimenti non riusciamo a fare. Però vorremmo fare dei giorni con tante iniziative, in modo di fare delle giornate che ci portano tanta visibilità, che abbiamo la possibilità di confrontarci con tanta gente, di far vedere la mostra, di fare tanti convegni e di fare magari anche qualche cosa di simpatico. E qui, ecco, potreste darci una mano? Noi siamo disponibili, te lo dico già da adesso. Come presidente di Liberi TV mi prendo l'impegno di essere presente come Liberi TV dal 3 dicembre sicuramente, e comunque a vostra disposizione per eventuali interventi, per registrare appunto le giornate. Poi ripeto, a parte il 5 per 1000, io credo che sia proprio in questo modo che si riesce a sostenere le attività. Cioè, chiunque vuole, secondo me, può donare veramente per le attività e non limitarsi a dare quel piccolo contributo che ti fa andare via, come raccontavi tu nel tuo libro. Cioè, bisogna partecipare alle attività a tutto tondo per sostenere queste attività che cambiano la vita e non dare solo il contentino e basta. Nunzia, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Ripeto i riferimenti, che sono logicamente il tuo sito internet www.nunziacoppede.it, poi c'è il sito della comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, nonché qui quello della Fish Calabria, che possono trovare tranquillamente su internet e su Google. Ripeto i titoli dei libri di cui abbiamo parlato, che sono Al di là dei girasoli, di cui sei l'unica autrice, mentre sei anche coautrice di quest'altro libro bellissimo, che è Il fiore oscuro, sessualità e disabilità, che adesso faccio vedere così i nostri amici dal casa possono guardarlo, e appunto invitiamo te in un'altra trasmissione sicuramente, perché non ho finito le domande, quindi mi dispiace. D'accordo, okay. E poi soprattutto il 3 dicembre, dicevamo il 3 dicembre di quest'anno, tutti alla Lamezia Terme per le attività e gli eventi della Fish Calabria, giusto? Ok, sì. Della Fish Calabria. Grazie ancora, Nunzia Coppede. A questo punto cedo la regia a Donato Volpicella. Ciao, Nunzia. Ok, ciao.